cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore capo Maria Antonietta Troncone, procuratore capo della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Buonasera, dottoressa, come sta? Buonasera, buonasera, bene, grazie. Signor procuratore, dobbiamo ricordare ai nostri telespettatori che lei è la prima donna ad occupare un posto importantissimo come questo e la prima donna in Campania ad aver ricevuto quest'alto incarico di guidare una Procura della Repubblica. Ed è un onore anche per noi, ci sentiamo orgogliose perché le donne in genere faticano molto di più degli uomini. Questa ultima cosa è vera, ci vuole sempre molta fatica e molto impegno, però ci sono anche altre donne e poi ci sono numerose procuratrici della Repubblica sul territorio nazionale di grande valore che sono particolarmente stimate, quindi certamente non sono l'unica. E certo, signor procuratore, dopo un po' di tempo qualsiasi procura risente, assume le caratteristiche professionali e personali del procuratore che la guida. Ecco, lei dopo, oggi, quest'anno compie 4 anni, Sì. è arrivata qui a Santa Maria nel 2015, proveniente dalla procura di Nola. Ecco, che cosa vede di cambiato e soprattutto che è rappresentativo della sua persona? Vabbè, non vorrei dire cosa è cambiato, non vorrei mai creare un profilo Ma, comparativo, no, ma che sia però vorrei dire rappresentativo della sua persona. che cosa, diciamo, tenevo che la procura potesse realizzare, cosa spero che in parte almeno si sia realizzato, si può dire questo. Ci tenevo che la Procura fosse sensibile a temi delicati come l'ambiente, come la tutela dei soggetti vulnerabili, come un ufficio pronto a fare indagini anche complesse, perseguendo nel contempo l'interesse e l'accertamento della verità e dall'altro il rispetto delle forme, delle regole procedurali, dei diritti anche degli stessi indagati, il tutto quindi alla ricerca della verità intesa nella sua più ampia, ove possibile, obiettività, e quindi mai secondo delle tesi predefinite. E certamente. Signor Procuratore, si parla spesso, vorrei parlare con lei del grigio, naturalmente non di moda, perché non sarebbe qui la sede, il grigio quello dato dal bianco del perbenismo e del nero come dell'anima dell'anima nera della mafia. Oggi mafia e diciamo, come dire, pistola e valigetta 24 ore vanno di comune accordo, tante volte si confondono e si dice per vincere il grigio c'è bisogno di equilibrio e di fede nello Stato. Gli inquirenti hanno questa fede nello Stato, secondo Diciamo, il lei? problema è complesso perché talora, allorché c'è la valigetta addirittura della pistola, non vi è quasi bisogno, nel senso che sono molti i luoghi nei quali si realizza una cosiddetta pax mafiosa e quindi non vi è bisogno di esercitare in modo esplicito la violenza, non perché la violenza non sia consustanziale all'organizzazione mafiosa, ma perché la violenza è in qualche modo è inutile esercitarla perché è già ampiamente percepita nell'ambito della comunità e quindi un'organizzazione mafiosa potente che può anche fare a meno di compiere atti plateali di violenza proprio perché è talmente forte che è temuta e rispettata e che quindi può devolvere le proprie risorse soprattutto alla cosiddetta criminalità degli affari, alla penetrazione nel campo dell'imprenditoria, nonché purtroppo delle istituzioni, della politica in genere, e quindi quasi con un'osmosi tale da rendere inestricabile talora il distinguo fra l'economia lecita e quella illecita, fra la parte retta delle istituzioni e la parte che può essere in parte deviata proprio a causa di queste influenze. Il Certamente. tema diventa complesso. Come dire che la mafia non ha bisogno di sparare, se spara proprio perché ne ha bisogno, ma preferisce essere silenziosa. Assolutamente sì, e anzi proprio se non spara, ciò non significa che il Che non fenomeno esiste. vi sia un rallentamento, un arretramento del fenomeno, ma proprio perché evidentemente la presenza è così stabile
sul territorio e oltre, che non vi è bisogno di ricorrere a atti espliciti di violenza. Dottoressa, a proposito di stabilità, la criminalità organizzata è acclarato che è arrivata al nord, il clan dei Casalesi, è arrivata l'Ndrangheta, c'è stato ma non, una... da, ora, e non, è da, non ora. Da ora, è non da, da tanti ora. Anni, però adesso se ne ha più contezza e neanche, diciamo, non del tutto non è stata ancora percepita, forse perché il luogo comune è che quando uno dice è arrivata la mafia sembra che uno danneggia il territorio, allora si tende a un atteggiamento, ma non solo in questo, un atteggiamento di riduzionismo, cosiddetto riduzionismo, di sottovalutazione, ma di questo fenomeno come di altri fenomeni, e quindi si stenta in qualche modo a fare questo salto culturale, quindi accettare che vi siano delle organizzazioni mafiose anche altrove, e non soltanto di importazione, ma anche semmai nate nello stesso luogo e quindi con una formazione endogena. Questo si fa fatica a capire, perché lì è come al sud, si ha questa, diciamo, camorra che agisce con la corruzione, tale quale come adesso, come abbiamo noi, tanta omertà, la presenza, cioè oggi come oggi non sono più infiltrati, sono proprio strutturati. E da un'intercettazione, non so, era riportata sul giornale, uno dei Casalesi ha detto: di a quello che noi siamo Casalesi di Eraclea, cioè noi siamo Casalesi sì, però siamo radicati in questa città, in una città, ecco, del Veneto, quindi per dire che sono proprio radicati. Si dice che sia importante guardare soprattutto i reati spia. Quali sono i reati spia per eccellenza? Ma i reati spia sono tanti, e quindi soprattutto attività collusive, attività corruttive, perché alla corruzione dobbiamo dare la stessa importanza della lotta alla mafia in modo sistematico, e anche il legislatore si è mosso in questi sensi, ha fornito una serie di strumenti importanti che sono stati parificati infatti a quelli antimafia, quindi assolutamente reati di penetrazione nell'ambito della pubblica amministrazione sono importanti, così come anche reati che compromettano il libero andamento dell'economia in favore di chi ha acquisito la forza attraverso il crimine. Certamente. Procuratore, una figura, diciamo, che mi fa simpatia è il GIP. Il GIP, giudice per le indagini preliminari, significa. E il GIP mi fa tenerezza, nel senso che fa tanto per provare, trovare prove a sostegno della sua tesi. Poi arriva il riesame, gli leva tutto da mezzo, dice no, non va bene così. E io, come ho capito io, il PM propone le misure cautelari. Il GIP decide, se ci sono poi rigetti, caso per caso la procura decide, valuta se proporre appelli o sì, no. Così. Il diritto quindi è opinabile, ognuno dà la sua interpretazione, sempre basandosi sulle le prove, ma soprattutto attenendosi alle regole del codice penale. Il processo penale è di fatto o di diritto? È complessa tutta la questione. Il GIP ha sostituito la vecchia figura del giudice istruttore del 1989, che è stata soppressa, era una delle figure più affascinanti del nostro vecchio ordinamento. Comunque, dato che è stato abbandonato il principio inquisitorio, questa figura è venuta meno e quindi abbiamo un GIP, giudice delle indagini preliminari, che decide in relazione alle richieste formulate dal pubblico ministero. Il giudice non deve semplicemente valutare con estrema attenzione, come sempre fa, il materiale fornito alla pubblica accusa. Poi c'è il momento del riesame. Il riesame è una fase incidentale di grande importanza, perché va a valutare l'esistenza o meno degli indizi gravi, che devono essere gravi, necessari per il mantenimento della misura che è stata applicata. Ora, non vorrei entrare nel campo delle divergenze valutative, perché queste sono fisiologiche, quindi certamente se si arriva a delle valutazioni diverse ci sono dei motivi in ciascun caso che vengono indicati in ciascun caso. Ovvio che l'organo di accusa, qualora non le condivida, qualora ritenga che la propria tesi non meriti di essere non confermata da una decisione eventualmente avversa, ha la facoltà, come è giusto, di proporre ricorso in Cassazione o anche contro rigetti da parte del GIP di richieste cautelari del pubblico ministero, o anche di
accoglimento parziale, di proporre appello Certo. al Tribunale d'esame in veste di parte pubblica. C'è questo ping Quindi, pong tra GIP fino alla sì, Cassazione. c'è sicuramente, però È evidentemente non se necessario. ne può fare a meno, la dialettica Ok. e la pluralità delle posizioni sono, Certo. hanno anche una garanzia di equilibrio del nostro ordinamento, perché nel caso in cui un provvedimento non fosse, diciamo, dovesse essere censurabile per qualche motivo, c'è quindi una possibilità di un riesame da parte di un altro giudice. Signor Procuratore, lei, abbiamo detto prima, fa tanto per l'ambiente. Da quando è arrivata qua si è sempre interessata tantissimo dell'ambiente. Ecco, a Caserta ci sono circa 6 milioni di metri quadri di terreni da bonificare e nessuno che si avvia proprio con grande serietà queste bonifiche. Sono a rilento. Ecco, la Procura di Santa Maria Capo Vetere, quindi lei, ha seguito da sempre l'ambiente, ha scoperto poco tempo fa 12 pozzi all'arsenico e la cittadinanza non si è spaventata non poco, perché a pensare che ha bevuto acqua all'arsenico, lei ha fatto fare tante analisi, carotaggi, che sarebbe quello strumento che entra nel terreno, analisi a più non posto per diciamo, essere sicura diciamo, che non è andata quest'acqua nella condotta dell'acqua potabile. Ci dà qualche assicurazione in più? Lei già l'ha fatto, ha comunicato alla stampa, dice state tranquilli, non c'è, però la paura è rimasta. Vabbè, vorrei, prima di dire questo, vorrei dire qualcosa in generale sul tema Sì. dell'ambiente. Quindi ambiente anzitutto significa vita, significa tutela di un interesse collettivo primario, Salute. appunto, un bene collettivo primario che è per tutti e senza alcuna distinzione e che poi è strettamente collegato alla salute. Sul tema di eventuale connessione fra inquinamento e problemi sanitari, abbiamo siglato un protocollo con l'Istituto, con il registro dei tumori di Quello Caserta, con ASL e con del sì, 2017. e che sta progressivamente stiamo seguendo i lavori e vogliamo arrivare poi a dare un risultato che possa anche essere ostensibile, in modo da dare contezza di questo lavoro e dare un frutto, e darvi, dare a se stesso un frutto. Dall'altro, il tema delle bonifiche è un tema complesso perché richiede un grosso sforzo economico, un grosso dispendio economico che dovrebbe considerare effettivamente chi inquina. È vero che è stato coniato il motto chi inquina paga. E questo è stato alla base anche dello spirito che informa il testo unico ambientale e poi la legge degli ecoreati. Però è anche vero che non sempre ciò avviene, perché il soggetto che ha inquinato semmai tanto tempo fa, anche decenni fa, semmai si può trattare di un'attività produttiva ormai dismessa, semmai fallita, con persone che non sono più presenti o addirittura decedute o comunque non più solvibili Rintracciabili. oppure non rintracciabili oppure non patrimonialmente diciamo, in grado di affrontare questo. Quindi chi inquina paga purtroppo dovrebbe essere così, ma non è di fatto così. Di fatto per lo più il peso va sulla collettività perché occorrono stanziamenti di rilevantissimi fondi pubblici, le procedure sono complesse perché si passa attraverso delle procedure amministrative complicate, con conferenze di servizi, con ricerca, con studi preventivi che cercano di individuare quale sia la procedura più adatta, quale sia l'intervento tecnico più adeguato al singolo caso. Il tutto richiede tempo e quindi ci sono una serie di bonifiche che noi seguiamo non perché siamo direttamente competenti, ma solo come azione di conoscenza ed eventualmente di pungolo. Ma ci sono sicuramente delle bonifiche assai laboriose, si pensi fra le tante quella di Cavamonti, ecco, Monte. fra le tante, e quindi che richiedono un grandissimo sforzo sia organizzativo, sia tecnico, sia economico. Per quanto riguarda la questione Pozzi, si è parlato appunto di questo caso, ha fatto emergere quello che è avvenuto in una zona assai vicina a quella dove ci troviamo adesso,
e che ha avuto la sua origine purtroppo fin dai lontani anni 60, quindi con la creazione di un invaso artificiale e quindi con il deposito lì dei rifiuti di quella vecchia fabbrica che lavorava vetri, che per raffinare il vetro usava un prodotto all'arsenico. E quindi con la creazione poi in questo invaso di un liquido di colore rosso, appunto denotante la presenza dell'arsenico, che è rimasto lì e che mano a mano ha. Esce sempre più giù. Sì, e le conseguenze sull'ambiente circostante sono state sempre peggiori. Quindi questa cosa è emersa fuori, sono stati sequestrati i pozzi e non sono pozzi per l'emungimento, quindi non sono pozzi Stiamo tranquilli. per appunto L'acqua potabile, diciamo perché così. vengano utilizzati per l'idratazione. Quindi Signor Procuratore, i criminali dell'ambiente risolvono il problema delle bonifiche con i roghi. I roghi però rendono ancora più, ci vogliono sempre ancora più soldi per le bonifiche e rendono sempre più urgente risolvere questo problema delle bonifiche, sicuramente perché i roghi sono un modo pratico, semplice, economico, non costa niente, è molto spesso devastante, rimane pure, devastante. devastato e rimane pure, diciamo, Impunito. impunito. Sì, ci sono le problematiche, sono tante. Credo che il problema maggiore sia quello di rendere virtuoso l'intero ciclo dei rifiuti, Sì. virtuoso e quindi funzionale, rapido, adeguato, con sufficienti siti che accompagnino l'intero percorso e quindi con la possibilità quindi anzitutto di aumentare, come sappiamo, la differenziata perché è rilevante, e poi di poter portare a destinazione il prodotto da smaltire. Tutto questo invece trova degli intoppi, Difficoltà. degli intoppi e la difficoltà quindi di smaltimento comporta talora il ricorso perverso alla modalità dell'abbruciamento e la modalità dell'appiccamento dei roghi in luoghi particolari come sono quelli abbiamo visto, ci sono stati 3 episodi alcuni mesi fa, e quindi degli impianti che trattano i rifiuti, con l'effetto sicuramente di ridurre una parte del materiale ivi stoccato, però con effetti devastanti sull'ambiente. Certamente, ma il ciclo dei rifiuti, dottoressa, secondo me deve tendere ad essere autonomo, perché non possiamo continuare a mandare all'estero, a parte il fatto che i rifiuti nostri non li vuole più nessuno, ma sono aumentati i costi tantissimo, le gare vanno deserte e quindi insomma forse sarebbe meglio i termovalorizzatori. Lei come li vede questi Io vorrei non termovalorizzatori esprimermi al diciamo, riguardo? specificamente, però Sì. vorrei dire che in generale bisogna sicuramente vedere nel rifiuto non solo un problema, ma anche una risorsa e quindi aumentare la possibilità di riuso, di riciclo, di riutilizzo del materiale nelle sue varie forme e quindi poter trarre energia da questo materiale, trarre risorse da questo materiale e pertanto e comunque risolvere il problema in zona, nell'ambito del territorio o comunque prossimo al luogo dove il problema si verifica, il problema sorge, e non ricorrendo a trasporti che sono costosi, Costosi. sono sicuramente diseconomici perché Sì, ma portano un poi aggravio. più camminano i rifiuti e più la criminalità si E poi inserisce. creano un'ulteriore occasione appunto di guadagno illecito anche per un'altra, perché rendono il circuito dei rifiuti ancora più lungo, ancora più macchinoso, quindi con ulteriori interventi. Certamente. Un Sì. altro problema sono le ecoballe. Leggevo questo appunto, su 5 milioni di tonnellate di ecoballe ne sono state tolte solo 300.000. Il ministro Costa è nero, arrabbiato, ha detto è una vergogna, ormai diciamo, i risultati non ci sono. Il governo ha dato dei soldi alla regione, ma diciamo, i risultati non ci sono. So C'è stato un che convegno non è. a Giugliano. Questa è un'attività appunto che non riguarda strettamente questo territorio, però so che c'è diciamo in itinere una procedura complessa per
che riguarda, che attiene proprio alla rimozione delle ecoballe. Quindi vedremo poi quale sarà il suo E ci esito. stia dietro perché lei Non, è una non, persona, è, non è, non è è fuori competenza sua. della competenza della nostra procura. Ecco. Ah, ecco. Signor Procuratore, un altro problema che avvilisce il nostro territorio è la situazione degli ospedali, in Campania un po' in generale, ma anche nella nostra zona, niente male. Oggi il malato è non solo preoccupato per la malattia, ma ancor più della malattia e di vivere questa malattia magari lontana da casa, lontano, perché se la vive lontano da casa ha i familiari che devono assistere. Insomma, è un problema. I nostri ospedali sono quelli che sono. Lei, la Procura di Santa Maria Capua Vetere, è sempre molto vigile sul problema della salute e come ambiente e come ospedali, ha scoperto l'inchiesta di poche settimane fa sull'ospedale di Sessa Aurunca, dove si è scoperto di tutto. Io ho intervistato anche quel colonnello Vincenzo Marisco del NAS e lei ha scoperto un sacco di cose, ha scoperto carenze strutturali, funzionali, organizzative, soprattutto nelle sale operatorie, dove si rischia la vita, un ospedale senza autorizzazione, ma non l'ha mai avuta. Ma poi quello che ha indignato proprio i cittadini è il fatto di trovare all'interno dell'ospedale, guardi, io mi sono sentita ribollire i furbetti del cartellino, ed è da un po' di tempo che non se ne sentiva. Lei li ha scoperti, un gruppo organizzato da un primario, ma che facevano mutuo soccorso tra di loro, invece di pensare al soccorso verso i malati, si organizzavano per truffare la sanità. Lei è stata bravissima, com'è andata a finire? Questa, diciamo, l'attività sull'ospedale Sessa Aurunca che è in corso e quindi non mi vorrei tanto soffermare, ha Sì, avuto la sua no. scaturigine proprio dall'indagine sull'assenteismo del personale sanitario, di parte del personale sanitario, quindi con un sistema organizzato nel quale, diciamo, il gruppo delle persone che poneva in essere queste condotte aveva creato una sorta di sistema nel quale ci si faceva quindi Mutuo reciproci, soccorso. reciproci favori, quindi con Ma in come ha uno. fatto a scoprire? Ma È stata proprio questa brava. attività Ma è non vergognoso. sono tecnicamente difficili. Ah Le no. indagini sull'assenteismo non sono Ma tecnicamente perderanno il difficili. posto? Della legge Madia dovrebbero perdere il posto loro e chi avrebbe Noi dovuto abbiamo fatto le controllare. dovute comunicazioni e credo che vi siano stati già gli opportuni interventi. Comunque, non sono indagini tecnicamente difficili perché attraverso le visualizzazioni delle telecamere, attraverso l'attività intercettativa, alla fine non sono di difficile accertamento. Non sono di difficile No. accertare, speriamo comunque che diciamo, Quindi ci vorrebbe una perdano consapevolezza. senza volere il male di nessuno, per carità, però diciamo, infierire sul malato che già deve pensare alla malattia e un medico che invece di curare il malato se ne va a passeggio è una cosa che turba un po' l'opinione pubblica. Che Speriamo. altro bisogna tutelare il malato e soprattutto il malato vulnerabile. Vulnerabili sono tutti i malati, ma il malato che abbia anche una debolezza economica, che quindi non si possa permettere Di un spostarsi. ricovero semmai in una struttura privata. E quindi è giusto che tutti abbiano le stesse opportunità, è giusto che la sanità pubblica offra il servizio adeguato. E certo, e lei ha pensato pure al malato, perché lei ha fatto la procura, come ha detto, non l'ha chiusa, diciamo, perché proprio pensando ai malati che c'erano dentro. Sì, per ora è rimasto così, poi verranno svolti tutti gli E va approfondimenti bene, noi non necessari. entriamo di più, però Sì. va bene. Un po' di tempo fa alla LUISS c'è stato un convegno sulle infiltrazioni criminali nell'economia agricola. L'economia agricola è entrata, diciamo, i criminali sono entrati anche nell'economia agricola e quindi diciamo, danneggiando competitività, qualità. Le tecniche per entrare sono sempre le stesse, l'usura, racket e usura che nel nostro territorio c'è molto radicato perché ancora si continua a non denunciare. C'è il caporalato che lei segue moltissimo da tempo, ha sempre detto che è una schiavitù che deve finire, è una cosa che lede la dignità proprio degli esseri umani, la contraffazione, insomma. Nell'ambito del settore agricolo le problematiche sono tante,
È stato sempre un settore di interesse della criminalità organizzata, fin dagli anni 50, quando l'economia era prevalentemente rurale, anche lì vi era un interesse della camorra dell'epoca ad avere tangenti sulle derrate, sugli importi, sui proventi delle derrate, della vendita delle derrate agricole. Però adesso sicuramente le modalità di infiltrazione sono più complesse, perché vanno anche a trarre profitto quindi da fenomeni di truffe in campo agricolo, e quindi penso anche al lavoro, alla possibilità di occultare dei benefici, quindi dei benefici che vengono posti, che vengono dati per dei finanziamenti che vengono dati per le attività agricole, che si legano all'entità dell'attività svolta, e quindi con una serie anche di fittizie rappresentazioni di attività semmai non esistenti o molto A nero, diciamo così. sottodimensionate. No, da un lato il sottodimensionamento, e quindi anche l'esistenza di un lavoro che non c'è pur di avere finanziamenti anche europei. Dall'altro invece lo sfruttamento della manodopera con il caporalato. Quindi, da una parte un lavoro anche inesistente, dall'altra parte un lavoro, Uno uno sfruttamento dell'essere umano. sfruttamento. A questo poi si aggiungono tutti i fenomeni sia di intervento nell'attività di commercializzazione dei prodotti, quindi tutte le loro fasi La con il contraffazione. racket, e poi ancora di più la contraffazione che viene a ledere il nostro Made in Italy, che viene a essere gravemente lesiva per l'economia. Perciò noi diciamo, molto spesso si sente dire, la criminalità è sulla nostra tavola. Il comparto bufalino, adesso si era ripreso un poco, le mozzarelle di bufala, c'era questa situazione dei bistrot, è una cosa, un ristorantino piccolino piccolino, dove si possono assaggiare, e soprattutto la faceva da padrona proprio la mozzarella di bufala. L'altro giorno è stata scoperta, è sua forse questa carabiniere per tutta agroalimentare, tutela, l'hanno scoperta, carabiniere per la tutela agroalimentare, mozzarella spacciata per bufala DOP, sequestrato 15 kg di mozzarella, insomma, diciamo, siamo da capo a 12, si era ripresa un poco, anche gli allevatori sono in difficoltà perché vorrebbero, non so, ritornare al tipo di vaccinazione di prima, al sistema di prima, perché verso il 2013, mi pare, tra il Sì, 2012-13, si erano scoperte degli con allevatori un brucellosi. po' truffaldini che vaccinavano sia i piccoli, i cuccioli, che diciamo delle bufale, che quelli anziani, e Sì, quindi sono in infatti. difficoltà. Sì, però Bisogna tenere d'occhio pure le regole questo. vanno seguite, e gli allevatori bufalini dovrebbero anche pensare a correttamente smaltire i reflui della loro attività, perché sappiamo che questi reflui hanno un forte effetto inquinante, quindi il percorso Soprattutto deve gli essere escrementi, le legale. vasche che Sì, devono essere svuotate come di regola. sappiamo che poi oltre a un certo punto la concentrazione di questo materiale non ha più valore fertilizzante, ma un valore inquinante. E certo, è certo. Signor procuratore. Anche questo materiale potrebbe essere utilizzato per essere trasformato in energia, se E si pensasse certo. invece a trarne profitto e non soltanto a scaricarlo poi nel fiume, in particolare nel fiume Volturno, con un effetto inquinante E certo, devastante. perché pur di risparmiare gli allevatori, invece di diciamo, farle Utilizzano una serie di pulire, canali di scolo illegittimi. aspettano l'acqua che cola, diciamo, le piogge, in modo che l'acqua con le feci, diciamo così, degli animali, gli escrementi vanno fuori e quindi inquinano il O terreno. comunque, appunto, ci sono una serie di canali di scolo illegittimi, laddove invece si potrebbe recuperare questo materiale per fini E energetici, certo. così non inquinando l'ambiente e traendone una Signor risorsa. procuratore, parlando di dignità proprio azzerata, penso a Castel Volturno. Castel Volturno la procura fa tantissimo, polizie, carabinieri, guardie di finanza, e sembra sempre che siamo allo stato quo ante di tanti anni fa. I reati si moltiplicano, c'è tutto, c'è la tratta, c'è la prostituzione, quella minorile, quella non minorile, maschi, femmine, c'è di tutto.
visto, diceva il Papa, io quando penso a Castelvolturno mi viene in mente i gironi danteschi, oppure penso a quelle diciamo, le parole che ha detto di recente Papa Francesco in occasione della Via Crucis, dice ci sono i nuovi crocifissi, qua ce ne sono parecchie, le prostitute, c'è di tutto, ecco, una serie di reati che non hanno fine. Sì, Castelvolturno è un territorio veramente problematico. Devastato. Problematico, nel quale abbiamo un concentrato appunto di situazioni di marginalità hanno trovato come una locazione in quel posto e dall'altro non vi è un progetto sociale di risanamento. Molti dei reati che lei ha citato non sono di competenza della nostra procura, e quindi la tratta di esseri umani, no, io dico il traffico spesso internazionale. La droga, sì. E dipende se si tratta di un'associazione finalizzata al traffico di droga, perché molte attività sono poste in essere da organizzazioni criminali straniere, dall'intervento della mafia nigeriana o di altre organizzazioni similari. Quindi tutto ciò non è di nostra competenza, ma su questo lavora efficacemente la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, mentre noi comunque cerchiamo di dare un apporto per una serie di attività di droga che non abbiano quelle caratteristiche. Si è proceduto anche a vari arresti, a vari sequestri, anche di piazze di spaccio, anche di luoghi, pensi a quegli hotel dismessi che sono diventati aperti, frequentati da chiunque e diventati luogo di spaccio. Quindi questa è un'attività che si può svolgere, così come o quella relativa alla prostituzione, qualora però non assuma i caratteri della tratta di esseri umani. E in ogni caso ritengo le forze dell'ordine lì sono danno il massimo, ma sono comunque esigue rispetto alla complessità necessità dei problemi, e in ogni caso non è sufficiente la risposta giudiziaria, la risposta investigativa, la risposta della polizia giudiziaria, ma occorrerebbe veramente un progetto di inclusione, di risanamento dell'intero contesto, fatto appunto anche di abitazioni abusive, di abitazioni, di strade che mancano perfino di toponomastica, quindi anche di numerazione. Quindi in una situazione di assoluto degrado. Signor Procuratore, ma lei che deve giudicare, deve valutare il degrado, per lei che deve valutare i reati, è un aggravante o un attenuante? Ma il degrado è una situazione ambientale che probabilmente rende più possibile la proliferazione di fatti criminosi o nei quali sia più possibile anche sfuggire a un controllo. Quindi è purtroppo una situazione di fondo che è sicuramente criminogena. Certo. È un background nel quale poi si commettono una serie di condotte illecite. Diciamo che non può essere né aggravante né attenuante, ma è una situazione di fondo che serve per comprendere i luoghi dove avvengono i fatti, però i fatti poi vanno giudicati per quello che sono. Però lei che ha un cuore, è un essere umano, è una donna, cioè questo degrado pure diciamo, deve essere valutato, considerato secondo me, no? Dipende dalle situazioni, certo. Perché chi traffica in droga non è che lo fa per risanare le problematiche sociali, certo. Ma per trarre un profitto, quindi certo. Creando gravissimi danni. Certo. Per cui il degrado è la situazione di fondo sulla quale poi si innestano situazioni illegittime che sicuramente nel degrado trovano una loro maggiore facilità di crescita. Sviluppo. Sì. Signor Procuratore, lei ha scoperto quel ragazzo, un ragazzo di 16 anni che si comportava come un uomo, colloquiava, prendeva la droga dalla criminalità organizzata e la spacciava nelle scuole. Lei ha fatto fare tanti sondaggi nelle scuole con i carabinieri per guardare la droga, dove era depositata. Questo ragazzino, e lei ha detto giustamente, questo non faceva spaccio così saltuario, proprio organizzato. Sì. Questo è un monito per dire alle istituzioni scolastiche
di essere attenti. Non sottovalutate, non cercate, diciamo, di non evidenziare quello che succede come se fosse un problema per il buon nome dell'istituto scolastico, ma fate emergere questi fatti. Chiedete supporto alle forze dell'ordine, fate sì che il problema emerga, questa tutela appunto dei giovani, dei minori, dei ragazzi che frequentano le scuole. Coinvolgete anche le famiglie, creiamo sempre una rete, che è un concetto che è di grande importanza. E quindi chiedete la collaborazione delle forze dell'ordine, siate sempre vigili. Certo, adesso c'è l'allarme droga, io ogni volta lo ripeto, c'è l'allarme droga, c'è l'eroina che è tornata sul territorio, è eroina sintetica, costa pochissimo, si parla di 4 euro, quindi largamente si può diffondere e speriamo di no. C'è la mafia nigeriana che ha proprio una cellula a parte, i Viking mi pare che si chiamino, che è proprio dedicati specificatamente alla droga. Certo è che la droga ce n'è tanta, signor procuratore, è la quarta, Caserta è la quarta piazza di spaccio, per l'hashish, insomma, vuoi per medicina, perché anche per la terapia del dolore certe volte viene usata. C'è sempre quella cosa, le droghe leggere e le droghe pesanti. Lei che lo fa questo distinguo tra droghe Vabbè, leggere. lo fa il legislatore, non è che lo faccio io, No, come la pensa? distingo. Perché si pensa sempre a legittimare le droghe leggere, le droghe pesanti, chi è contrario dice no, non si può legittimare una cosa che fa male perché la Costituzione, all'articolo 32, parla di difesa della salute, quindi lo Stato non può utilizzare una cosa che fa male. Oltretutto non esiste, secondo me, la differenza tra droghe leggere e pesanti perché con piccoli accorgimenti che si vedono anche in televisione come si fa, si può diventare, cioè la droga può diventare pesante, quindi è pericolosissima. Io ho sempre, prima cosa, noi magistrati non dobbiamo fare altro che eseguire il dettato legislativo, possiamo avere delle nostre valutazioni, ma se mai avverrà una liberalizzazione ne prenderemo atto e ovviamente ne scaturiscono le conseguenze del caso. Ma sicuramente, qualsiasi sia la sostanza, vi è una tossicità della sostanza, vi è una pericolosità, vi è una nocività per la salute. Certo. E non necessariamente c'è una progressione da una droga all'altra, non necessariamente, può anche non avvenire, però sicuramente sono sostanze nocive. Io leggevo che ha preso anche, cioè ha scoperto un uomo che aveva organizzato una piantagione nel suo fondo. È vero così? Non è un unico caso, spesso vengono fatti dei controlli anche aerei e si verifica più volte l'esistenza di piantagioni. Piantagione con la scusa, diceva, di aver acquistato piante di canapa legale per fini industriali, si giustificava lui. E vabbè, ognuno ha diritto di difendersi. Il È nostro come vuole. ordinamento, come sappiamo, Un'altra non cosa, prevede certo. che nel giustificarsi bisogna dire necessariamente la verità. Lo prevede Certamente. l'ordinamento anglosassone, non il nostro. È normale. La droga è importante anche seguirla nelle carceri, perché là è ancora più pericolosa, perché lei lo sa meglio di me, le carceri sono affollate, ci sono aumenti di suicidi in questo periodo e quindi insomma anche lì ha scoperto tante cose e quindi non dovrebbe arrivare. Senta, signor procuratore, una pratica molto usata per evadere fare l'evasione del fisco è quella di passare i propri beni, c'è un signore che aveva passato i propri beni ai nipoti per evitare l'evasione fiscale. Si dice com'è la cosa, come si è Quindi organizzata? trasferimento fraudolento di valori. Che Sì, come si realizza proprio? Non ho capito come si fa proprio. Ma le modalità possono essere tante in relazione ai casi, ai Questo singoli che ha casi. scoperto lei è un coltivatore di cereali attraverso donazione dei propri beni ai nipoti. Lei E quindi in genere c'è una ne fa tante concomitanza. di Sì, inchieste. voglio dire, c'è una concomitanza fra una situazione debitoria, un'esposizione verso il fisco e dall'altra una serie di atti che sono simulati oppure fraudolenti, con i quali
il soggetto dismette i propri beni proprio per evitare un'esecuzione coattiva ai propri danni. Ho capito. Quindi questa, però ovviamente quindi occorre un accertamento, occorre anche un intervento efficace dell'Agenzia delle Entrate con la quale abbiamo stabilito un protocollo, e è possibile poi pervenire, oltre che al rinvio a giudizio, anche al sequestro per equivalente, e quindi del quantum delle somme che sono state oggetto di sottrazione al fisco. Eh certo, un'altra bellissima richiesta sua è quella dei falsari della fine dell'anno scorso, italiani e francesi insieme falsificavano alla grande 20, 50, 100 perfettamente diciamo falsi, imitati benissimo, la base era Barra, mi pare i due fratelli erano di San Giorgio a Cremano, tutto fatto tra lei e Parigi, è stata un'esperienza particolarmente interessante. Vorrei dire che la fabbricazione di soldi falsi non avveniva in Francia venivano commercializzati, quindi avveniva nella provincia napoletana, perché purtroppo la Campania ha anche un primato per l'attività dei falsari, e quindi monete di 20 o 50 euro contraffatte alla grande con tecniche molto sofisticate e successivamente commercializzate sia sul territorio italiano, e quindi abbiamo avuto vari sequestri a Varese e in altre località, sia sul territorio francese, è stata quindi una vendita di 150.000 euro a Marsiglia, e poi c'è stata una convergenza con indagini che faceva l'autorità giudiziaria francese. Quindi quello che è stato interessante è stato comparare i due sistemi giudiziari, perché sono diversi. Lì abbiamo ancora quella figura del giudice istruttore di cui ho parlato prima, che noi non abbiamo più, e poi creare una squadra investigativa comune che ci consentisse poi di scambiare atti, di poter svolgere attività comuni come attività di osservazione, di confrontare sempre le risultanze ottenute, e poi di arrivare contestualmente all'esecuzione da parte nostra delle ordinanze cautelari chieste al GIP e da parte dell'autorità giudiziaria francese all'attività di fermo con successive emissioni delle misure, nonché all'emissione dei mandati di arresto europei. Quindi abbiamo creato la prima squadra investigativa comune fra Italia e Francia. L'avete fatto attraverso l'Eurojust? Sì, abbiamo avuto la collaborazione di Eurojust ed Europol, e il tutto è stato molto efficace. L'Eurojust è un'associazione nata nel 2012 che serve per mettere insieme, far collaborare tutti i paesi europei. È un'istituzione che... Lei non è stata in difficoltà, perché lei parla cinque lingue, quattro lingue, no. E quindi in francese si poteva capitare pure una persona che non conosceva le lingue, lei le conosce. È importante appunto volgere lo sguardo al di là dell'ambito domestico, anche perché creare collaborazione è servito anche a inquadrare l'attività degli indagati in una cornice più ampia, e non era soltanto quella nazionale. Certamente. Signor Procuratore, il Ministro dell'Interno, cambiando argomento, vuole assolutamente fare guerra alle case illegali, con persone dentro, senza persone dentro. Lei mi pare che abbia dato seguito a degli abbattimenti a Castelvolturno, mi pare, con persone o senza persone, perché quando ci sono le persone ci sono molte tensioni. In alcuni casi anche sgombero dei soggetti, ma si trattava comunque di soggetti che erano possidenti, che avevano, oltre che avevano dei precedenti, ma questo non riguarda, è solo una notazione che aggiungo, ma soggetti che avevano altre possibilità economiche, altre alternative, perché comunque altrimenti anche grazie all'intervento della prefettura e dei servizi sociali del comune si sarebbe cercato comunque una sistemazione. Però l'esistenza... sia un intervento difficile, no? Umanamente pure, o no? Sì, nel caso in esame, nel caso recente nel quale vi sono stati tre abbattimenti e uno degli immobili era occupato, si trattava di persona comunque che aveva possibilità di sistemazione altrove, perché possidente, che aveva altri beni, sicché il problema non è stato drammatico da un punto di vista umano.
Drammatico. Signor procuratore, vorrei parlare un attimino così di cose attualità. Lei ha notato che è un periodo che c'è tanta violenza, dovunque ci si giri c'è tanta violenza, violenza sui bambini, violenza sulle donne che continuano, cioè violenze fatte così, per sfizio, per distrazione, per ridere un po'. Allora, abbiamo violenza su due sorelline, dunque lei, la procura di Santa Maria Capuetere, scoperto violenza su due sorelline, una di 3 anni e una di 6 mesi, picchiate entrambe senza cibo. E oggi quando i bimbi danno fastidio e sono piccoli, c'è lo shakeraggio, cioè si dice shaker, cioè si sbattono, ecco, e quindi i poverini diciamo finiscono con fratture. Lei ha scoperto questa famiglia, diciamo famiglia, marito, moglie, sono agli arresti, sono all'ergastolo, io li metterei all'ergastolo. Vorrei dire, sempre non soffermandomi tanto sul caso specifico. No, in generale. Nel caso che è importante la collaborazione dell'intero contesto e quindi delle istituzioni scolastiche, e nel caso vi è stato la maestra dell'asilo nido che ha riferito, delle istituzioni sanitarie, perché quando un medico rileva l'esistenza di fratture di origine traumatica oppure di una malnutrizione, l'esistenza di lividi come in questi casi, deve refertare, deve riferire. È importante quindi anche che il sociale, anche che il settore sociale dei servizi sociali sia adeguato, e su questo si lotta con la mancanza di fondi. Quindi il tutto serve per far sì che i fatti emergano. L'importanza, certo, è quindi l'emersione dei fatti. Quanto alla violenza diffusa, è probabilmente un segno di, come dire, di assenza di valori, di mancanza di senso. Mancanza di senso e di un vuoto esistenziale nel quale è necessario innestare un atto violento e di dare anche una progressione in crescita della violenza, in modo da diciamo riempire falsamente la propria vita con delle emozioni forti, certo, che coprano un vuoto sottostante. Certamente. E il tutto la dice lunga quindi sull'esistenza di una disgregazione sociale. Di mancanza della sociale, famiglia, si diceva antigamente seminarium rei pubblice, si diceva la prima cellula, ormai non esiste più, purtroppo è così, ci sono pochi oratori, è tutto questo che lei giustamente diceva, i medici devono dare avviso, la scuola è importantissima, perché se diciamo si fosse parlato, quel ragazzino, quel bimbo di Cardito, la maestra aveva il bimbo, andava a scuola con gli occhi pesti e non ha scritto niente. I vicini possono fare tanto, nessuno ha avvisato, la mamma non si è mossa, cioè sono vuoti proprio che proprio turbano l'opinione pubblica. E i bambini sono veramente proprio vulnerabili, sono deboli e credo che vi sia un grande sommerso. E quindi la necessità che emergano altri fatti, emergano e vengano portati all'attenzione, che non siano fatti considerati meramente privati. Il bambino non è della famiglia, il bambino ha una sua dignità, una sua autonomia, ha diritto di essere tutelato, e chiunque si renda conto di un fatto del genere ha il dovere, sia giuridico, non tanto giuridico direi, ma soprattutto morale. Certo, diceva il presidente del tribunale, quello dei minori di Napoli, della Lutzenberg, diceva, ma se noi non sappiamo, cioè nessuno denuncia, poi come possiamo intervenire? Come dovere giuridico da parte di soggetti quali i sanitari, ma dovere morale da parte di chiunque. Di chiunque, anche i vicini possono fare tanto. Sì. I baby gang, parliamo di un altro tipo di violenza, quella che c'è stata a Manduria. I ragazzi intervistati hanno detto che l'hanno fatto per sfizio, per ridere. Hanno ammazzato anche un povero pensionato. Anche lì c'è un discorso di assenza di valori, di degrado, di mancanza di istituzioni di riferimento. E io credo che la scuola debba essere potenziata al massimo.
Si pensi a istituzioni scolastiche aperte non stop, aperte fino alla sera, aperte per, soprattutto nelle zone che sono maggiormente diseredate. E quindi l'intervento della scuola, l'intervento delle istituzioni e quindi la creazione di punti di riferimento, di figure che supportino queste famiglie deboli. Certo. E che diano la possibilità di togliere i ragazzi dalla strada. Sì, e anche di dare dei valori, di dare delle regole. Le regole come segno di libertà, non le regole come imposizione. La mancanza totale di regole dà luogo a questo. Dottoressa, i film, i docufilm che parlano, come per esempio, io non voglio, un esempio, ultimamente è uscito quel film La paranza dei bambini, io l'ho visto, sì. Lei l'ha visto? Sì, sì. Questi tipi di film, secondo lei, possono incidere su questi che poi sono adolescenti? Sono ancora troppo fragili, si può vedere questo film, sono capaci di vedere positivo o è una credo cosa che negativa? A me in genere la spettacolarizzazione della violenza o del male non piace, non produce molto mai bene. E non so se sia questa una forma di testimonianza, di conoscenza oppure sia soltanto una forma di spettacolarizzazione. In ogni caso non credo che sia questo che provochi questo tipo di violenza, ma semplicemente proprio questo non senso che permea queste vite, questa mancanza di valori, quindi nell'ambito del nulla, nell'ambito della mancanza del vuoto e della mancanza di steccati, di mancanza di limiti, mancanza di regole, tutto si può fare, tutto è indifferente, tutto ha lo stesso valore, e cioè zero, e quindi tutto è lecito. Tutto è lecito. Per ultimo, all'ultima violenza che tocca proprio a noi donne, i femminicidi non hanno fine, continuano e continuano anche le violenze alle donne. Quei due ragazzi di Casa Pound che hanno violentato una ragazza, una donna di 36 anni, l'hanno fatta bere e l'hanno stordita con calci, pugni e l'hanno stuprata per un errore e hanno pure filmato e dice adesso vai a casa e come ha detto... e stai zitta, tanto nessuno ti crede. Questo è un altro problema. Le donne non sono credute. È difficile. Ostentano. Siamo in un momento di possibile regressione. Si è fatto tanto per avviare un percorso di emancipazione, di emersione dei fatti ai danni delle donne. Questo è il regresso, dottoressa. Si è fatto tanto. Si sta arrivando a un punto in cui queste vecchie istanze culturali tutte improntate al possesso, alla violenza. Ius rem sibi habendi, dicevano gli antichi. Quindi possesso e violenza e predominio, sopraffazione. Sì. Queste istanze che sembravano in qualche modo essere state sconfitte, superate, invece stanno riprendendo spazio. Stanno riprendendo spazio e si vede anche nei casi in cui si arriva a delle valutazioni opinabili sulla esistenza stessa della violenza. Stanno riprendendo spazio e quindi occorre essere molto vigili affinché le conquiste che vi sono state non vengano messe in forse. E molto rigidi i magistrati devono essere proprio... I magistrati devono essere sempre rigorosi anche nella valutazione della prova, in tutto, perché mai arrivare a un massimalismo, mai arrivare a una giustizia sommaria, mai arrivare alla punizione esemplare, no. La giustizia deve essere deve essere sui fatti, sui singoli fatti, valutazione serena ma rigorosa, obiettiva e sempre alla ricerca comunque di un compendio indiziario probatorio adeguato. Certo, perché molto spesso... Però neppure partendo da pregiudizi. Questo è vero. Mai partendo da pregiudizi questa persona non è credibile. Cioè, mai partendo da pregiudizi culturali, da assiomi, da prese di posizione preconcette, ma valutando singolarmente i fatti. Anche quella ragazza di San Giorgio a Cremano, se lo ricorda, è stata stuprata, violentata e poi dopo alla fine era bugiarda, non stava bene. Come al solito non voglio entrare nel caso perché tra l'altro capitano. Dare valutazioni semmai non sufficientemente ponderate. Però in generale non utilizzare nelle valutazioni dei cliché culturali, ma valutare i fatti per quello che sono. E quindi un caso
può anche essere un caso di non credibilità di una parte Dami offesa. factum, dabo tibi Sì, ius, si diceva anticamente. e quindi però valutare quando, se la persona è credibile, e valutarla sulla base di elementi di fatto concreti, non partendo da cliché, non partendo da Certo. pregiudizi, non partendo dalla necessità di sottovalutare dei fatti. Sì, e anche il fatto quando si ammazzano le donne, c'era un signore che ha strozzato la donna tra cose, prima l'ergastolo in primo grado, poi dopo si è giunto a 16 anni, cioè si è ridotta Si tratta dell'abbreviato che adesso. Per il quale No, adesso. dottoressa, devono andare in galera e gettare la chiave. Sì, abbiamo anche problemi comunque di fattibilità dei processi, Questo perché invece. eliminare l'abbreviato significa anche ingolfare la Corte d'Assise. Si poteva pensare a un sistema diverso di bilanciamento delle Certo. circostanze attenuanti, in modo tale da avere sconti di pena minori, però abbiamo anche il problema di farli i processi e il Certo. problema dell'intasamento, per cui. Le soluzioni così drastiche però devono anche tenere conto della situazione e della necessità comunque di portare a conclusione i processi. Certamente, speriamo che finiscano queste violenze perché veramente le donne stanno patendo molto di più, come diceva lei, dei tempi antichi e insomma, cioè, siamo al regresso invece del progresso. Signor Procuratore, io la ringrazio enormemente dell'onore che mi ha dato, che ha dato a tutti noi. Ritorni presto, Grazie a era un po' voi. di tempo che non ci Sì. sentivamo e ogni tanto quando ci manca la sua parola e io la invito con Va bene, io la grande ringrazio piacere. molto e noi speriamo sempre di rendere un servizio utile alla collettività. Questo è lo spirito con cui l'ufficio giudiziario deve lavorare, per dare un servizio alla collettività, per essere quindi adeguata alle istanze della collettività e per dare fiducia. Fiducia nelle istituzioni e quindi nella possibilità di avere giustizia, di crederci, di presentare denunce quando è necessario e di avere giustizia. Grazie, signor Procuratore, noi le vogliamo bene e la stimiamo Bene, tantissimo. grazie a voi, Ci vediamo grazie. presto.